La cucina stellata è un lavoro di squadra, una brigata, e alla Tenda Rossa la brigata è importante. Abbiamo Maria Prost che sta dietro, abbiamo il nostro Andrea, altro pezzo importante della Tenda Rossa e quindi della Stella. Grazie mille, che è qui con me. Grazie mille, buonasera a tutti. Allora, intanto complimenti, l'ho già fatto a Maria, a tutta la brigata, alla sala, alla cantina, che se non sbaglio è tua sorella che la segue. Mia sorella si occupa un po' della parte degli acquisti e un po' anche la parte degli abbinamenti, abbiamo diversi menù, tutti dedicati a ogni menù a uno suo ben preciso tipologia di vino per ogni quasi piatto abbinato. Poi abbiamo la fortuna di avere anche delle macchine apposta che danno la possibilità di assaggiare grandi bottiglie di vino magari al bicchiere, e quindi abbiamo le proposte anche di vini molto, molto importanti, sono quasi improponibili da aprire una bottiglia, ma si riesce a far degustare anche un singolo bicchiere un vino particolare importante anche a qualsiasi nostro niente commensale vuole assaggiare un vino di annata particolare importante. Ecco, la Tenda Rossa, molta cucina toscana, qualche ingrediente ricercato in tutto il mondo, ma pochi, qualche idea, sì, e tanta buona volontà. Ma io sono un portavoce di quello che è stata la nostra storia, il nostro ristorante. Il nostro ristorante viene da generazione dei miei genitori e dalla mia famiglia praticamente. Noi stiamo portando avanti questo discorso, siamo sempre radicati a quello del territorio dove siamo noi, alle materie prime che riusciamo a trovare più vicino possibile, di piccoli fornitori anche biologici e anche non biologici, perché no, se fanno un prodotto altrettanto buono di qualità lo acquistiamo, quindi una filiera corta e anche non, insomma, ovviamente la cioccolata non posso andare a Modica o devo andare in Francia o in Venezuela, insomma, quindi una cucina fatta, noi definiamo che piace, godereccia, gustosa, una cucina buona. Il nostro scopo è che il cliente stia bene, mangiando stia bene, non solo sazio, ma che abbia sentito tanti gusti, tanti sapori, tanti profumi, sia felice ovviamente, quindi ovviamente l'ambiente fa la sua parte, perché l'ambiente, la nostra sala è molto, devo dire la verità, mi piace molto, molto accogliente, molto elegante, e poi abbiamo la fortuna anche di avere nel reparto del servizio della sala, ci sono le mie cucine, che curano l'aspetto clientelare del benvenuto del cliente, sono bravissime, fanno stare a proprio agio e sono fantastiche. Quindi già quando entri dentro ti senti già come a casa. E il cibo accompagna questo, il vino accompagna questo, la musica si sente, è attuale, perché una volta si sentiva altro tipo di tipologia di musica. Non siamo tutti d'accordo con questo, ma fa parte della famiglia nostra, siamo tanti, ognuno ha voce in capitolo, però alla fine il risultato è quello che conta, e siamo alla fine un team di tante persone che si vogliono bene, lavorano insieme e cercano di fare il massimo per l'attività e per i clienti. Ecco Andrea, due piatti per capire la filosofia della Tenda Rossa? Ma io direi innanzitutto la pasta, perché diciamo è il nostro cavallo di battaglia, è ancora curata dalla mamma, da me, da Maria, fatta in casa, di noi fatta in casa, farine più possibile di zona, macinata a pietra il più possibile, e poi gli ingredienti ovviamente la carne della cinta, facciamo il pesce, il piatto della pasta secondo me chi viene da noi al ristorante nostro, oltre tutto il resto, è dolce, che ne aspetto il culo più a questo aspetto, la pasta non deve mancare in una degustazione. Anche due portate, ma la pasta ci deve essere. Ecco, i lievitati, anche quelli, il pane, è tutto fatto in casa. Certo. Tutto ciò che si occupa anche di quell'aspetto lì, sì, facciamo tutto noi. Io ne curo più l'aspetto, sono più responsabile di quell'altro lì, pasticceria e panificazione. E sì, insomma, faccio cose molto semplici, però buone e fresco. Sto avendo tanto riscontro anche lì, insomma, sì. Poi sai, in questo campo non si finisce mai di imparare, è un'evoluzione continua e bisogna
andare avanti e scoprire ancora tante cose. Senti, una domanda, una cosa che rimane fra di noi. Qualcheduno non riesce a lavorare con i consanguigni, qualcheduno non riesce a lavorare con la moglie e te invece ti sei trovata a lavorare con i consanguini e con la moglie. È vero, è un aneddoto particolare. Diciamo ci sono nato, quindi la mia fortuna è quella, essere nato, sono cresciuto lì. E Maria l'ha scelta? Maria l'ho scelta, bisognerebbe chiedere a lei se è altrettanto contenta, ma sì, insomma, è difficile, molto difficile, a volte ci si strappa anche i capelli, ma tutto ciò è positività, quando c'è interesse comune, c'è litigio, tutto ciò che viene da nascere da idee diverse nasce sempre per un progetto importante che vogliamo ottenere. Il litigio è di sigarello, ma fa parte della musica. Benissimo, allora niente, non ci resta che andare alla Tenda Rossa, cucina stellata, toscana con i piedi per terra. Ciao Andrea. Grazie mille.